Grandi emozioni al primo evento ufficiale della Valtellina 4x4 ASD, protagonista la Valmalenco. Il percorso di circa 40 km, di cui l'80% in fuoristrada, è stato davvero spettacolare. 75 equipaggi presenti da tutta la Lombardia e non solo, il più lontano arrivava da Novara. Grandissima affluenza durante le iscrizioni che nel giro di una settimana si sono chiuse, visto il numero imposto di massimo 75 veicoli. Finalmente, dopo 2 anni di stop, siamo riusciti a ricreare questo evento, il primo ufficiale del Valtellina 4x4, perché ormai siamo club a tutti gli effetti. Grande affluenza, come al solito, dalla provincia e da fuori provincia, e siamo rimasti soddisfatti perché non pensavamo di avere tutte queste adesioni in così pochissimo tempo. La giornata è stata clemente, ci ha lasciato girare tranquillamente nella zona della Valmalenco, è andato tutto bene. Una decina di equipaggi ne hanno approfittato, arrivando già il sabato, alloggiando negli alberghi della zona, quindi un dato positivo per il turismo. E poi, ovviamente, il gran finale con pranzo a base di prodotti tipici locali, con l'Accademia del Pizzocchero protagonista. Da novembre si inizieranno a raccogliere le adesioni per chi vorrà iscriversi al club, nella speranza di continuare così il percorso davvero iniziato nel migliore dei modi. Siamo partiti dal centro di Chiesa Valmalenco e abbiamo seguito le piste che di solito d'inverno usano per sciare. Abbiamo dei ringraziamenti da fare alle istituzioni, ai comuni di Chiesa, Torre e Lanzada, ai carabinieri e ai forestali che ci hanno aiutato e ci hanno permesso di poter usufruire delle strade che di solito sono interdette a tutti praticamente. Una comunque grande manifestazione che ci ripaga dei nostri sforzi e che comunque piace un sacco di gente. Di appassionati comunque di 4x4. Per questo adesso, con l'anno nuovo, cominceremo le iscrizioni a questo club.